Bene, salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Ovviamente sempre Cristian Ciuffa qui con voi per parlare dei mercati finanziari. Oggi andiamo a vedere, andiamo a cominciare un pochettino la nostra analisi con euro-dollaro. Io ho lasciato ancora sul daily proprio per farvi vedere questa tendenza che ha scusate, l'euro, tendenza verso l'alto, tendenza che potrebbe in un certo qual modo andare a prendere di nuovo, a raggiungere di nuovo gli 1,13. E volevo innanzitutto però cominciare con il calendario economico che potete trovare sul sito cristianciuffa.com. Sulla parte trading tool vedete sul tab, e oggi giornata veramente molto molto tranquilla. Non ci sono ecco, notizie, come già vi avevo detto in apertura lunedì ieri per quanto riguarda la settimana. Ci aspettiamo più che altro domani una movimentazione più ecco, molto più forte, perché proprio ci sono delle notizie molto molto più interessanti. E quindi volevo farvi vedere questo perché era importante poi andare a calcolarci più che altro dove potrebbe andare il prezzo qualora ci fosse, vedete, un rialzo molto più forte del previsto. Perché? Perché mi aspetto nella fase diciamo di recessione economica che potrebbe avvenire qualora non si vengono ovviamente adottate misure consone a poter trovarsi, diciamo, a poter trovare delle soluzioni appunto di lungo periodo. Più che altro vedo la recessione economica un po' più tendente a una lateralizzazione dei grandi per quanto riguarda proprio diciamo le major, e un pochino invece più soft riguardo gli altri tipi di cross, altri tipi di valute. Allora, per quanto riguarda l'euro, secondo me l'euro potrebbe raggiungere, dopo ovviamente la ripresa dei volumi, potrebbe raggiungere gli 1,13-2,95, proprio perché c'è questo pattern armonico che si è venuto a formare. Vedete, qui ancora è ovviamente nella fase di lateralizzazione di breve. Andiamo un attimo sul 4 ore perché voglio farvi vedere questa diciamo movimentazione che ancora è rimasto. Vedete, abbiamo una situazione che può in questo momento andare a prendere, diciamo, scusate, aspettate un attimo, ecco qui. Potrebbe andare il prezzo a sbattere ancora in questa zona qui, per poter poi consolidare meglio. Ovviamente il pattern ovviamente può arrivare anche un pochino più verso il basso. Potrebbe essere un ritracciamento di questa gamba, no? Della gamba praticamente del punto C, anche un pochettino più lungo. Quindi ci aspettiamo comunque, ci possiamo aspettare anche per esempio un arrivo intorno, no? A 1,10 e 500, per poi, che è una tra gli 1,10 e 500 e gli 1,10 e 700, è proprio quella zona molto forte dove poter il prezzo andare a rimbalzare, per poter poi spingersi verso l'alto. Spingersi verso l'alto quando? Quando ovviamente ci può essere una discesa molto più forte del dollaro. Vedete, qui in questo momento, per esempio, si sta muovendo il prezzo in maniera proprio diciamo quasi laterale. Più che altro sembra una wedge, più che altro una wedge addirittura ribassista, volendo, ma qua, sembra quasi tra un triangolo e una wedge.
e quindi potrebbe rimbalzare ancora sulla neckline qui sotto per poter poi andare a vedete come comprime in questo momento, qui è ancora più forte la compressione, potrebbe ancora comprimere, andare o a rompere, magari andare leggermente a riprendere questi minimi per poi tornare verso l'alto, oppure avere una risposta un pochettino più lunga, quindi a prendere gli 1,10 e 500 veri e propri, che sono questi, che poi vedete queste chiusure qui, no, di queste candele. Quindi potrebbe anche spingersi più giù e poi tornare verso l'alto. Perché? Perché anche se questa lateralizzazione comunque è un sintomo appunto di ripresa. Perché guardate, questo è il trend. Siamo già in un periodo, vedete, di fine trend. Quindi questo è diciamo oh, ecco qui, diciamo la parte di lateralizzazione in cui poi io mi aspetto appunto un rialzo, quindi questo diciamo aspettavo un consolidamento per quanto riguarda l'euro, quindi secondo me potrebbe da qui andare a fare il reversal proprio da questa settimana, perché comunque la settimana di solito l'ultima settimana è quella decisiva per la ripresa dei volumi, quindi staremo a vedere, anche perché guardate, voglio farvi vedere, in virtù di questo, proprio nella zona diciamo volumetrica della situazione, abbiamo comunque qui questa parte, vedete, dei volumi abbastanza forti. E non solo, non solo. Volevo anche farvi vedere un RSI in diciamo in semidivergenza, vedete, sta ancora, vedete, il prezzo sta ancora decidendo quello che dovrà fare, quindi penso da qui a fine giornata bisogna andare a vedere, proprio perché questi sono, vedete, i volumi maggiori sono qui, vedete? Quindi penso che bisognerebbe andare a vedere più che altro che cosa andrà a fare in questo momento il prezzo prima diciamo del reversal. Questa è la zona ovviamente che abbiamo messo per ora ancora come minimo. Vediamo se questo pattern andrà poi a consolidarsi in questo momento. Quindi ci può essere appunto, come dicevo, un doppio minimo per poi continuare diciamo la salita. La stessa cosa volevo farvi vedere diciamo in linea di massima anche su sterlina dollaro. Vedete la stessa identica cosa, cioè sta avendo il periodo di consolidamento, solo che la sterlina, guardate, sembra che stia facendo vedete, un test e spalle, che è la stessa cosa che avevamo visto l'altra volta anche con questa, siamo sul 4 ore ragazzi, abbiamo visto l'altra volta anche sull'euro dollaro che c'è sul lungo periodo appunto un test e spalle, e qui abbiamo la stessa identica cosa. Questo quindi potrebbe andare a ritestare, vedete, questa spalla, questa linea qui intorno sugli 1,20 per poi tornare verso l'alto. La neckline è questa. Vedete, una neckline che comunque rispecchia un pochettino quello che sono, no, principalmente in linea di massima le aspettative. Quindi mi aspetto adesso diciamo un ritorno del prezzo verso l'alto, a rompere questa neckline. Abbiamo detto che ancora la neckline di lungo periodo, non so se ve la ricordate, questa neckline qui, vedete, io l'ho messo questa perché questa è la neckline, questa verde, anzi la facciamo di un altro colore così si vede ancora meglio, facciamola gialla, magari la ricalchiamo un pochettino di più, eccola qui, questa neckline qui sotto è la neckline di lungo periodo, quella di lunghissimo periodo annuale,
che finora ha tenuto sopra il prezzo. Stiamo parlando veramente da tantissimo tempo. Quindi quello che dico è una tendenza molto diciamo molto di lungo, che potrebbe, infatti, vedete, ha rimbalzato il prezzo per poter poi ritornare, no? Quindi ha fatto, diciamo, tra virgolette, una specie di rimbalzo ancora, su una zona molto forte, anche perché questa è una zona di minimi, e quindi potrebbe in questo momento rigirare il prezzo e andare, anche perché il consolidamento del prezzo, questo, è molto forte, ok? Allora, poi per quanto riguarda in questo momento, quindi la sterlina, possiamo vederla in questo modo. E per quanto riguarda invece guardate, vi faccio vedere anche lo yen. USD yen, ecco qui, lo yen che sta, diciamo, avendo questa, in linea di massima, questa tendenza qui. Vedete che io mi aspettavo, che cosa? Il rimbalzo su questi minimi qui, il ritorno, ma guardate come in questo momento sta in lieve tendenza verso il basso, quindi diciamo che in linea di massima potrebbe andare a riconquistare, diciamo, i 105 yen, anche se questo potrebbe, attenzione a questa zona qui, perché è una zona molto forte e che quasi infatti poteva preannunciare anche, guardate qui, no? Un testa e spalle, vedete, con neckline proprio questa. Però che cos'ha diciamo, relativamente questa visione dello yen? È legato ovviamente alla condizione macroeconomica che in questo momento abbiamo, una condizione macroeconomica che sta avendo, diciamo, una condizione vedete, di incertezza economica. Guardate lo US dollaro, no? Di incertezza economica che potrebbe alimentare sia lo yen sia anche l'oro, che sta oggi già in linea di massima reinvertendo la sua rotta, la sua rotta, e più che altro la lateralizzazione che fino adesso ci aveva accompagnato, no? Quindi vediamo, io mi aspettavo un ritracciamento su questa gamba, lo abbiamo già diciamo testato più volte questa zona dei 1486, quindi potrebbe il prezzo già da questi prezzi, diciamo, riandare verso l'alto. Quindi staremo a vedere più che altro questa tendenza. E volevo farvi vedere un attimo anche l'australiano con il dollaro, perché era un sorvegliato speciale visto la compressione del prezzo, e vedete che continua a lateralizzare su que vedete qui continua a lateralizzare in questo modo, e c'è una compressione che è questa, eccola qui. Questa è la compressione del prezzo che sta avendo, che poi è anche una neckline abbastanza forte, quindi sembra proprio un triangolo che, qualora rompesse questa zona dei, diciamo, dei 0,68, questa zona qui, secondo me, io lo rivedrei attorno almeno a riprendere questa 200 periodi qui, quindi sui 0,68. Bene, questo è per quanto riguarda oggi. Io non mi resta che darvi il buon trading a tutti. Da Christian Ciuffa, ciao ciao.